hanno recuperato Cavazzi, hanno recuperato Scrosta, hanno recuperato Sbaffo, hanno recuperato tutti i giocatori, anche Celli. E noi avevamo tutte quelle defezioni. Io devo fare i complimenti ai ragazzi perché ci sono delle prestazioni sulla qualità del gioco dove ti inorgogliscono. Prestazioni come queste, sotto l'aspetto della sofferenza. Perché Micheli è andato in campo, onestamente non era al meglio. Avevamo Di Massimo fuori, Esposito non l'avevamo, Bacinovic non l'avevamo. Voglio dire, fare una prestazione del genere su questo campo. E io tra il primo e il secondo tempo ho detto alla squadra: ragazzi, adesso vi aiuto io, voi mi dovete aiutare soltanto sulle seconde palle. Eravamo in grande difficoltà, abbiamo cambiato sistema di gioco, abbiamo coperto l'ampiezza larga a destra di Agnello. Dopo tanti anni di calcio penso che la lettura della gara è una cosa, insomma, che tante volte ci riesce. Sono molto contento perché il secondo tempo la mia squadra ha fatto bene, li avevamo presi già prima con Diego, con Son che ha preso traversa, poteva far gol Bove. Diciamo, il secondo tempo chapeau a questi ragazzi, venire a Bergamo contro una grossa squadra con tutte queste defezioni e vincere vuol dire che è qualcosa di importante. Defezioni, hai detto, non c'era Esposito, però la palla del gol è partita dal piedino di Esposito, poi Bove, poi allora, io non voglio dire, l'ho messo gli ultimi 20 minuti, diciamo che siamo stati bravi, fortunati anche nel centellinare le energie organiche del ragazzo. Questa squadra, visto che con i rincalzi continua, incalzi per modo di dire, ho avuto anche secondo me il merito, il coraggio di mettere un giocatore che era andato in naftalina in un momento difficile della gara, che dice così, metterlo davanti alla difesa, attenzione, dove Gironese e Bove non stavano facendo bene, con la schiettezza che mi contraddistingue, no? Quindi abbiamo coperto gli spazi. Io penso che tatticamente è un bel vedere la Samba. Vallocchia era un altro Vallocchia qualche tempo fa. No, Vallocchia, voglio chiarire, l'ho tolto per una quella scena. Io dovevo togliere o Vallocchia o Valente, doveva andare 1-1 per coprire l'ampiezza. Quindi lì è stata una scelta, non è stata una situazione tecnica per se stava facendo bene, stava facendo male, dovevo coprire l'ampiezza, quindi dovevo portare un centrocampista in più, altrimenti stavamo commentando un'altra partita. Si comincia a vedere la Samba di Capuano? Questo lo dovete dire voi, i numeri sono numeri impressionanti, noi dobbiamo ancora migliorare, dobbiamo lavorare come facciamo, chi ci vede lavorare al campo Europa capisce anche questi risultati che stiamo facendo, perché consentitemelo dire, sono risultati stratosferici, sono risultati, cioè una squadra che è in difficoltà, cambia allenatore e vinci 3 partite fuori casa vuol dire che hai qualcosa di importante. Io vorrei ancora rimembrare un attimo il 91esimo di domenica scorsa. Se ci dà quel calcio di rigore, adesso stavamo parlando ancora di altri numeri, però va bene così, via. La Samba è seconda in classifica. Non lo so, ma la guarda. Il Padova è troppo lontano? No, attenzione, io sono arrivato, mi sono stati chiesti i playoff, eravamo ottavi, oggi mi dite che siamo secondi in classifica, ci inorgoglio. Debbono giocare le altre. Sì, sì, però se non erro il Pordenone è una partita più di noi, giusto? E anche la Feral di Salò, non vorrei sbagliare, no? Quindi voglio dire, se il Renate non vince, io non hanno secondi, giusto? Quindi poi per l'amor del cielo, però almeno per una notte fateci godere questa classifica, che è una classifica, penso, degna di San Benedetto calcistica, degna della gente di San Benedetto. Nel calcio contano i numeri, i miracoli. Scorsa partita sostituito perché non aveva fatto, l'ha detto anche lei, una bella prestazione, oggi l'ha risolta la partita. Io penso che un allenatore deve essere anche bravo nella fase gestionale, no? Nella gestione degli uomini, nella gestione dell'essere umano, non deve essere bravo solo tatticamente o tecnicamente. Anche Pegorin a Caserta per molti aveva fatto, e poi lo vedete tutti, un ragazzo, perché non dite i numeri che ha la San Benedettese? Perché non dite che la San Benedettese gioca con Di Massimo anche se è 96, Pegorini 96, Vallocchia 97, Segas 98, Bove 98? Cioè, voglio dire, oggi loro in campo non avevano un under. Cioè, diamo anche merito a chi ha costruito la squadra, a questi giovani di grande valore, perché un giovane, ve lo assicuro, che gioca con Capuano deve essere bravo. Questa Samba ha tanti giovani e oggi mi dice che siamo secondi in classifica e giocare con tanti giovani, quindi chapeau alla società, chapeau a chi ha scelto questi giovani. Io non ho nessun merito se non quel merito di lottare ogni allenamento, ogni minuto, e determinati risultati non si ottengono così.
Grazie. Senza vista, adesso non dobbiamo sciupare, dobbiamo fare il dischetto in casa, come al solito. Ma in casa... La prima vittoria deve fare in casa, lei, ormai sì, è matura. Domenica strameritavamo, sì, sì, col sì. Bassano no, con onestà. Però domenica, se l'arbitro ci dà quello che... Vabbè, passare, mettiamoci una pietra sopra. Vabbè, adesso godiamoci un attimo sta vittoria, via, anche per tutti questi ragazzi che sono venuti, che bello. Sono felice per loro, per tutta la gente di San Benedetto che ha sofferto vicino alla TV, ma soprattutto per questi ragazzi che hanno cantato e ci hanno trascinato. 200 km, la Santa giocava in casa pure oggi. Io adesso camminerò con la macchina fino alle 10 domani mattina, quindi farò 10 ore di viaggio, ma vi assicuro che potrei arrivare anche a Mazara del Vallo. Piano piano, mister, piano piano, sempre pericoloso. Grazie, mister. Grazie.